casa Conte e che hanno messo Draghi. Questo è quello che siamo noi. Questa cosa è di sinistra? È di destra? Non lo so, io penso che sia una cosa giusta. Italia Viva è quel partito che ha fatto questa operazione qui. Dopodiché, gli abitanti di Busto sanno cosa ha fatto Gigi quando ha fatto il sindaco. E quindi valutano su quello. Non si vota per Gigi Farioli, non si vota per Renzi, Italia Viva o le questioni di politica nazionale. Quanto a me, io sono molto contento, convinto della mia storia, ma proprio per questo trovo che valga doppio il fatto che appoggiamo un candidato che deve avere una storia diversa. Perché per il bene di Busto, poi ovviamente sceglieranno i bustocchi al voto in una delle città che è tra le più importanti di questo territorio. Abbiamo visitato delle aziende, una realtà che è una realtà molto grande, tantissimi imprenditori, tantissimi lavoratori. Ancora qui in una delle aziende abbiamo visto quanto ha funzionato, ad esempio, Industria 4.0. quanto può continuare a crescere l'economia se aiutiamo le imprese. Quindi si scelga il migliore, per me il migliore è Gigi, tutto lì. Senatore, la situazione della Lega, secondo lei può dar fastidio alla tenuta del governo? No, la situazione della Lega dà fastidio alla Lega, però penso che alla fine questo aprirà uno spazio ulteriore nell'area liberale, riformista, democratica, centrale. Penso che la Lega e Fratelli d'Italia da un lato e il PD, se continua a inseguire i 5 Stelle dall'altro, non rappresentino il cuore pulsante del sistema paese, che è un sistema che vuole qualità della vita, lavoro, fatiche. Noi vediamo qui aziende che lavorano, non sussidi. Certo. Dobbiamo alzare i salari delle persone che lavorano abbassando le tasse, ma non dobbiamo dare i sussidi a quelli per stare sul divano fermi a casa. Quindi il grande insegnamento che dà la provincia di Varese, questa parte della provincia di Varese, mi faceva notare giustamente come l'area Gallarate, Busto, Legnano, quindi due territori in provincia di Varese, una in provincia di Milano, di fatto è grande più o meno quanto la città di Brescia. Insomma, è interessante capire come questo territorio abbia uno spazio di crescita pazzesco. Ma la Lega di Giorgetti può essere un esperimento politico che state cercando poi di portare a livello nazionale? Vi aspettate dei risultati che vi dicano qualcosa? Guardi, ci sono tante realtà diverse. Noi a Varese sosteniamo Galimberti, noi a Roma sosteniamo Carlo Calenda. Dipende dalle persone. Cioè, la cosa bella dello scegliere un sindaco è che scegli la persona. Ovviamente se questa persona fa scelte sovraniste, non potrai mai starci, anche se è un buon amministratore. In questo caso penso che nel processo di riorganizzazione che da qui ai prossimi anni arriverà, può darsi che ci siano delle novità, però per il momento concentriamoci sul voto per Busto. E ora, scusami di andare a votare, vi lascio andare a lavorare.